Grazie signor Presidente, gentili colleghe e colleghe. Il rendiconto e l'assestamento sono due dei provvedimenti dell'anno economico, così come rivisto nei tempi e nelle procedure, dalla riforma della legge di contabilità e finanza pubblica, la 196 del 2009. Sono entrambi due documenti molto tecnici che stimolano sempre molto poco il dibattito politico-parlamentare. Anzi, direi che proprio il livello di attenzione si inabissa. Vorrei comunque sottolineare come il rendiconto rappresenti lo strumento di verifica da parte delle sedi parlamentari di quanto svolto nella gestione economico-finanziaria del Governo, conseguentemente all'approvazione della manovra di bilancio annuale. L'assestamento invece non è altro che la registrazione degli effetti del quadro macroeconomico contenuto nel DEF e delle più recenti informazioni risultanti dal monitoraggio della finanza pubblica, o meglio, semplici variazioni compensative tra le varie dotazioni finanziarie. Si tratta dunque della scrittura in numeri di quanto operato dal Governo, che il Parlamento è chiamato a verificare in un caso e avallare nell'altro. A proposito, l'abbiamo fatto anche questa mattina in Commissione Quinta, è bene ricordare in questa sede che l'attuale rendiconto rappresenta, come ovvio, l'operato dell'intero anno 2018, in cui ci sono state le elezioni, l'insediamento del nuovo governo, avvenuto il primo di giugno, appunto, dello scorso anno. Quindi la prima parte dell'anno afferisce ancora alla gestione economica finanziaria della precedente legislatura, quindi del governo Gentiloni. Abbiamo un'altra nota che dobbiamo fare, che bisogna ammettere come riconoscere come negli anni si sia legiferato con procedure estremamente pesanti. Si sono fatti proliferare enti, strutture, controlli, controllori, così come sono state appesantite le procedure e le autorizzazioni. Questo ha complicato semplicemente la vita dei cittadini e degli imprenditori, che vivono con una fatica appunto di portare avanti le famiglie e le imprese. Proprio per questo bisogna riscontrare, e non lo dico per strappare un applauso dai miei colleghi, che il 4 marzo scorso i cittadini hanno dato un segnale chiaro. Nonostante le misure messe in atto dal governo Gentiloni, che hanno avuto un enorme ritardo proprio per la pesantezza dell'intera macchina statale, i cittadini hanno scelto che occorreva cambiare. E con un voto netto hanno votato le forze di questo governo. L'ho già detto altre volte, gli elettori hanno sempre ragione, sempre. E non si può, come qualcuno ha fatto, così sbeffeggiarli, perché poi continuano a votare in un altro modo. Chiaramente il collega Tosato prima diceva le politiche di questo governo hanno già dispiegato già nel 2018 degli effetti, ma li hanno dispiegati proprio come fiducia dei cittadini in questo governo, perché gli effetti veri e propri li avremo grazie agli effetti della legge di bilancio che abbiamo approvato nel dicembre scorso. E ricordiamo bene che stretto corridoio abbiamo dovuto percorrere per votare la legge di bilancio. Quindi è stato effettivamente un periodo molto difficile. Ciò nonostante, il governo è riuscito a mettere nella legge di bilancio dei provvedimenti volti davvero a cambiare la vita, stranamente, per la prima volta, dei piccoli, delle famiglie, dei piccoli comuni, delle piccole partite IVA. Quindi tantissimi, tantissimi soggetti. E questo è un cambio epocale, per cui che noi rimarchiamo, i cui risultati già vediamo adesso. Sappiamo
quanto sia stato efficace, per esempio, per quanto riguarda gli investimenti, l'effetto del finanziamento di 400 milioni sulle opere di comuni così piccoli che mai avevano visto soldi per delle opere di messa in sicurezza di strade, asfalti, eccetera. Questo vuol dire fare delle opere immediatamente visibili ai cittadini. Cioè, finalmente i cittadini vedono un governo vicino alla propria quotidianità. E questo dà fiducia, questo è mancato per anni. Ma la Lega e questo governo sono riusciti a ridarlo. Questa è la verità. Ma soprattutto nella legge di bilancio sono stati dati fondi importanti alle famiglie, perché l'abbiamo ripetuto da tutte le parti in quest'Aula, occorre in qualche modo scongiurare la sciagurata tendenza all'abbassamento demografico. Un paese che non fa più figli è destinato a scomparire. E allora proprio alle famiglie sono stati dati incentivi alla natalità con assegni a oltre 2.000 euro per le famiglie, con aiuti maggiorati per il secondo figlio. Quindi questo è già una grande cosa, il premio di 800 euro alla nascita, quindi con uno stanziamento di 390 milioni di euro. E non solo, gli incentivi per gli asili nido aumentati del 50% per il triennio 2019-2020-2021, quindi questo vuol dire dare prospettiva alle famiglie, dire non ti aiutiamo adesso, ma continuiamo a aiutarti nel tempo. Ma anche per le politiche della famiglia, 100 milioni di euro, a differenza di quanto stanziato in precedenza, 4,4 milioni di euro, quindi una bella differenza, e questo a decorrere, quindi è dal 2019, quindi una misura che continuerà nel tempo, proprio per il sostegno alla maternità e alla paternità e per la tutela dei minori. E poi anche il fondo non autosufficienze, con un aumento di 100 milioni di euro, sempre a decorrere dal 2019. E il fondo delle politiche sociali, da 280 a 400 milioni di euro per ogni annualità. Questi sono tutti esempi di provvedimenti importanti di aiuto alle famiglie, perché secondo noi la ripresa di questo Paese passa sempre dalla famiglia. Famiglie ci sono solo genitori e figli, ma dove i genitori sono anche commercianti, artigiani, partite IVA, lavoratori dipendenti, e quindi la flat tax che abbiamo potuto fare per le partite IVA con redditi fino a 65.000 euro, quindi quella è un aiuto. Quota 100 che ha permesso, sempre a favore delle famiglie, di dare un'opzione per il ritiro al pensionamento di persone che avessero già raggiunto i 62 anni e i 38 anni di lavoro. Quindi tutte possibilità proprio a favore degli individui, delle famiglie. Ma ancora il reddito di cittadinanza, equilibrato appunto, in modo da escludere abusi da parte di persone non aventi diritto. E ancora i 4,5 milioni di euro per la Disability Card, il fondo delle politiche giovanili incrementato di 30 milioni, insomma, veramente tantissime, magari piccole cose diranno i colleghi dell'opposizione, però appunto hanno parlato di come... cioè che comunque andrà scongiurato l'aumento dell'IVA, quindi con le clausole di salvaguardia sono state aumentate, non erano da zero, semplicemente sono state aumentate, ma è un problema che c'era già stato. E ricordo comunque che chi giustamente adesso fa la sua parte di opposizione, quando era fino a un anno e mezzo fa, si era trovato in una condizione economica ben più favorevole e non ha avuto delle performance straordinarie.
c'è stato un miglioramento, ma non quello previsto. Quindi noi speriamo invece con il coinvolgimento di tutte le persone che credono che si possa riprendere le sorti di questo Paese anche con gli investimenti. Noi siamo assolutamente, come Lega, siamo assolutamente per gli investimenti, proprio perché permettono da sempre una crescita economica. Noi pensiamo che appunto questo clima di ottimismo possa cambiare. Abbiamo in audizione sentito il professor Pisauro, che ha dovuto ammettere, pur con ulteriori studi, con tutte le preoccupazioni che ci ha dato, ammettere che l'anno scorso aveva fatto delle stime che sono state in parte smentite dalla realtà. Quindi l'economia è andata meglio di quanto non avesse previsto anche l'esimio bravissimo professor Pisauro. Quindi noi andiamo avanti e, scusate, permettetemi anche questa battuta per finire, Presidente, concluso subito. Mi sorrido sentendo i commenti sul fatto che all'interno della maggioranza ogni giorno si litighi. Non mi sembra che in questo posto ci siano mai stati governi figli della San Vincenzo, cioè assolutamente. Fa parte del gioco politico, fa parte delle maggioranze. Il nostro governo va avanti e l'obiettivo è ben certo, è sempre quello, dare più servizi ai cittadini. L'abbiamo promesso e lo stiamo facendo. Grazie Presidente. Quindi Lega, Salvini Premier, Partito Sardo d'Azione. Grazie.